Ciao cari, sono Atrix. Signori, bentornati cari nel canale. Siamo tornati su Hearthstone. E questa cosa qua, c'è anche una volta di contestualizzazione. Siamo registrati, anche derivato dal mio fatto che parlo strano. Perché stiamo registrando col maestro, colonnello, Mario. Tra oggi ti ho aggiunto anche maestro. Salve. Perché? Ma addirittura. Stiamo registrando, cari, di prima mattina. Io oggi devo partire, quindi mi sono svegliato di grande ora. E quindi la faccia un po' assonnata, come vedete. Vabbè, sempre mezzogiorno. Bella, però. Sì, è quasi mezzogiorno. È quasi mezzogiorno. No, è mezzogiorno e 10. È mezzogiorno e 10, sembrava prima. Fuori non c'è nessuno, a parte qualche tossico, insomma, che la mattina si sveglia di buon'ora per poter recuperare la merce. Cari, siamo tornati con vecchie versus non lo so, ho fatto una crasi delle varie forme. Pertanto, visto che si parla di mazzi che hanno avuto un successo passato, ma che ce l'hanno anche attuale, peccato che la standard non gli permette di giocare perché gli taglia le gambe tramite carte passate in wide. Il Sigurd Pala contro il Libran Pala, giocato quest'oggi dal colonnello, che speriamo che oggi, invece che ieri, non giocherà a carte wild per provare a vincere. Basta. Non è che io gioco le carte wild perché io voglia o perché... Mi taglia le unghie, sono lunghissime, caro. Ci faccio schifo, tutto scorreggio. Sigurd Paladin! Regà, un mazzo che ha segnato un'era. Un mazzo che ha segnato anche tanti bravi ragazzi che purtroppo sono partiti di testa dopo aver giocato sto mazzo, che era un mazzo frustrante, che ti frustrava per l'appunto, ti annichiliva, ti distruggeva e ti faceva diventare pazzo. Questo è il mazzo, guardatelo. Turno 7, turno 8, turno 6, turno 5. Qua c'avete una curva di mana, no? Ti ricordi in passato, colonne, si faceva Dottor X, in cui per X stava il mana, perché con Dottore si entrava un po' come fosse il maestro, no? Come quando ti chiamo colonnello da Tillo. Dava un tag per darti un carisma e per elevarti. E per far capire che effettivamente la carta era sbloccata. Abbiamo Dottor 4, Dottor 5, Dottor 6, Dottor 7 e Dottor E. Cioè praticamente se te parto di curva col Segatonchi pilotato, Shredder, Striviante, Dottor Boom e Leech, tu non vincerai mai, caro. Potrai anche giocare mazzi carte wild come fai solitamente per provare a insinuare l'illecito laddove tutto dovrebbe essere lecito. Però insomma, questo è il colonnello Mario Dadillo. Giocherà il Libran Pala, un mazzo che è buono, un antiagro, che ha anche dei duelli interessanti a livello ovviamente di pressure. Prego colonnello, se vuoi spiegare le tue giocate. Io ho una domanda solamente. Una domanda? Dovresti spiegarlo? Dalla Moonseller. La Moonseller, io sì. come faccio a controllare che dalla Moonseller non escono carte wild? Allora, se dalla Moonseller usciranno carte wild, i ragazzi che andranno a commentare questo video, siete autorizzati, ti daranno un semplice insulto. Tutte le carte wild, cioè, se ti usciranno in questo video 10 carte wild, ogni ragazza sulle iscrizioni avrà dato 10 insulti randomici che non verranno bannati dai commenti. Allora, per l'appunto, se però mi ha rotto il caso, allora ti invito, caro, ad isolarti in modo da poter anche ammettere un gioco migliore. In bocca al lupo. Non gioco a carte wild. Credo che ci sia ben poco di cui parlare. Sigurd Pala me l'avete chiesto di continuo. Io vi ho detto, raga, aspettate un attimo che arriva il tempo di craftarmi Loteb e Dottor Boom, perché non c'avevo più. Li ho craftati, Loteb e Dottor Boom, e sarà per me un immenso e incredibile piacere tornare a giocarli. Ragazzi, un mazzo consistentissimo, un mazzo versatilissimo, un mazzo che mette pressione. Fa giocate OP, quindi fa quelle power play. Un mazzo che riesce a tinnare carte dal mazzo, quindi grazie al Dottor Six che abbiamo chiamato prima, riusciamo a fare un cardone in diretto, che è quello di non solo prendere carte dal mazzo ma di giocarle direttamente. Abbiamo, amori miei, e scusatemi se poco, il favore divino. Regà, il favore divino non è poco. Il favore divino è una carta che è stata brutalmente mandata in wild perché è considerata troppo forte. Ok. Ricordatevi sempre che l'engine rispetto alla custode fa in modo chiaramente che se ci sta la custode in board, lo sfidante misterioso non andrebbe, oggi è un po' imbarazzato di stomaco, non andrebbe a utilizzare i segreti. A noi ce ne frega realmente poco. Mettiamo pressione con doppia custode dei segreti. Per sfortuna e per fortuna del colonnello non abbiamo segreti alcuni. Segreti che sicuramente andremo comunque a utilizzare quando ci sarà l'occasione di poterlo fare. Io, ragazzi miei, continuo a giocare in curva. Non ho purtroppo segreti, e quindi non avendo segreti purtroppo non posso giocare alcuna roba.
Mettiamo comunque un poco di pressione. Facciamo a capire al colonnello Mario Dadillo chi è che comanda, o perlomeno chi è che vuol farlo. Il Death Tracker non ce l'ho attivo, raga, non è un grosso errore. Pyro, vabbè, qua pulisce tutto, insomma. Credo, forse, si sa se pulisce tutto. Pulisce tutto. Pulisce tutto, gli muore il Pyro, il che non è male. Noi comunque continuiamo a non prendere segreti, ma non è, ragazzi, un problema poco grosso. Cioè, se noi non prendiamo segreti, sti cazzi. Tanto alla fine la nostra giocata non è quella di committerci troppo in early game. Per carità, sarebbe stato parecchio forte trovare un segreto, anche perché saremmo usciti fuori dal range di mentale consecration piuttosto che dal range di Osiride, no? Come non citarla la bene amata. E adesso purtroppo il colonnello deve far fronte alla mia ingiuria, a quello che vorrei fare contro di lui. Ovviamente io gli posso anche regalare carte gratis, il motivo è presto detto. Non so però se voglio in realtà farlo. Non voglio fargli dobbeccare cose che scontro in Libra, come per esempio il 4 second taunt. Io sto che cazzi miei, alla fine quando pescheremo. Oh, mi hai avuto, affanculo, pezzo di merda, mi hai rotto il culo, mi hai rotto il spacco la testa. Questo è un insulto che su Arson voi potete eventualmente fare. Contestiamo il ragazzo. Amore mio, il Dr. Seuss ha appena preso il barriere. Chi sei tu? Chi sono io? Chi sono io? Chi sei tu? E poi te parto con Dottor Boom al turno 7, te gioco di no al turno 8, devi sta zitto, non devi giocare a carte wide e ti andare a parare lo culo. Ma tu mi senti, no? Penitence! Redemption! Ritorsione! Osiride! Madonna cara! Redemption! Attacchi! Attacca! Nobile sacrificio! Sì, è Osiride! È Osiride! Del resto è Osiride! Spirito competitivo! Allora! Colonne, faccio schifo, caro! Mamma raga, quanto è forte! Raga, non c'è senso. Alla battaglia! Non ha senso. Non ha senso. Cioè, allora, avete capito qual è il disco? Avete capito qual è il fatto? Ragazzi, abbiamo pescato il mazzo, noi. Vabbè, sì, gioca sto cazzo, strozzo! Raga, abbiamo pescato il mazzo, raga! Raga, abbiamo pescato il mazzo! L'ho detto, abbiamo pescato il mazzo! Abbiamo pescato il mazzo! Vabbè. Chapeau! Calcio champagne! Osiride! Boom! 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 Coglione! Perché poi alla fine il mazzo... Io lo vai a dire un altro. Ah, ma quindi sei tutti gli insulti, li sentiti. Dai, concedi sorti, raga, non mi preoccupo. Vabbè, è arrivato il turno della Mozzeller. Ovviamente, raga, abbiamo pescato il mazzo. Non so se questa cosa l'ho detta. Posso... Ah, o meglio, avremmo pescato il mazzo il turno dopo, qualora lui ci arrivasse al turno dopo. Mi sembra abbastanza impossibile come situazione. A perché, raga, alla fine, cioè, siamo partiti bene. Non potevo partire meglio di così. È vero che sono stato forte, perché comunque sono stato più forte di te. A parità di partenze, perché tu sei partito anche bene come me, a parità di partenze, il mio mazzo, che è leggermente più complesso da giocare, perché il suo gioca in curva, il mio invece no, devo fare delle decisioni importanti. Hai visto, per esempio, che ho fatto al turno 5? Ti ricordi che ho fatto al turno 5? L'avete visto? Non era da tutti. Invece che fare coin cavaliere, ho fatto Blessing of King. Mi ricordo che ho fatto. Che ho fatto al turno 5? Non ce l'avevo il coin. Ho fatto Blessing. Vabbè, insomma, raga, questo per dirvi che sono un giocatore avanzato, esperto, un top 100, famo 200, insomma... Bene, colonnello, siamo 1-0 per me. Spero ti sia divertito. Io purtroppo però ancora non ho giocato quella vecchia puttana di Dottor Boom, no? E mi piacerebbe farlo. Se per cortesia non mi perdi al turno 8. Ho anche l'Oteb che te lo sei craftato. Ecco, capito? Cioè, mi sono craftato apposta l'Oteb e voi l'avete visto. Cioè, nel senso, la prossima volta sai che faccio? Non me le crafto, però non faccio vedere il mazzo, così la gente poi sape. Vedi, io sono un idiota, devo imparare dai migliori. Devo fare come quello youtuber che fotte la gente. Sai di chi sto parlando? Bene, vai via. Saluto a tuberanza. Ok, allora, ovviamente noi facciamo un Armalligan per i nostri pezzi, quelli gustosi, interessanti. Ovviamente, finché si parla dei custodi, di Mad Scientist, voi li kippate perché... Questa è buona per startare il game, no? Per effettivamente dar pressione. Per mettere pressione, perché dar pressione non è italiano. Noi qua giochiamo la coin.
particolare questa coin, però potrebbe premiarmi un top deck di segreto. Raga, quanti segreti c'ha sto mazzo? Quanto è probabile che noi peschiamo il segreto? Se peschiamo il segreto è praticamente un +2/+2 che è generato grazie a un coin, che per un mazzo agro non è assolutamente male. Non prendo purtroppo Osiride, però prendo Osiride, cioè nel senso qua un po' cacofonico se ci pensate. Non prendo segreto, ma gioco in efficienza di mana. Se prendo il segreto del turno dopo, gioco in efficienza di mana. Il mazzo ha solamente un solo favore divino, che secondo me, io la lista l'ho copiata come vecchia gloria, perché è una vecchia gloria. Però non avendo sapore di... Colonnello, che sapore? Sapore divino? Non so che sto dicendo. Oggi non so, raga, si sta comportando come un agro, perché il mazzo è versà. Il mazzo non ha un'identità, il mazzo ha qualsiasi identità. Identità agro, identità un po' più mid range, identità control, no, control no, che mi tratta con control no. Qua ho detto una cazzata, ho detto, appunti, rotaio. Qua ho detto una disgraziata. E vabbè, allora io ti faccio Blessing of King. Posso giocare? Posso fare qualcosa? Cioè, gioca il 4-6 con taunt, no? Gioca il 4-6 con taunt, dice, vabbè, dai, mettiamo un bel tauntino. Oh, dove sta ragazzo? E mo? Vabbè, però. Vabbè, ma no, ma ritorna. Non vedo l'ora di lei. È ritornata, caro. Vabbè, comunque da dirlo. Cioè, qual è il miglior turno 5 avendo segreto in mano? Dopo a 4 migliore del gioco, dopo a 4 migliore del gioco in assoluto, lo Yeti diventa il segatocchi pilotato con top deckato. No. Però devi sta zitto, caro. Beh, perché no, mi stai dando fastidio. Devi annihilirti. Sto ragionando, sto commentando e castando una partita. Quindi, per cortesia, fammi continuare. Non so che castare, perché alla fine il mazzo gioca da solo. Quindi, raga, attenzione. Qua probabilmente potrebbe giocare, non lo so che, in realtà. Va bene, con buon turno a parte del colonnello, con doppia spella metterà anche il 7 Osiride. Bravo call, però questo mi torna. Oh, grande colonnello, qua gioca tutte le carte che c'ha a mano, però una buona giocata. Io adesso ovviamente devo... Oh, non ho top deckato Dr. Six, ho top deckato solamente sta roba. Mi spiace. Niente, caro, te presso come una gallaccia. Allora, ora, abbiamo top deck, ovviamente. Due Dr. Six, Dr. Boom, favore divino, basta. Vabbè, raga, abbiamo messo la versione di un intero game. Ovviamente, adesso sta lui non top deckare cose troppo scranzate per regalarci una easy win al turno dopo. Niente, consecration e il Tatillo me perde pure questa, però... A me, ora, facciamo un attimo la discussione post partita, caro, un post briefing. Come cazzo fai a vincere? Cioè, non puoi vincere. Nessuno può vincere. O meglio, ferma. Questa apertura, raga, al tempo, l'avete vista questa apertura, in cui il power level era molto più basso di oggi, o perlomeno un po' più basso. Raga, questa apertura qua è la stessa apertura che oggi mi fa Demon Hunter. Cioè, hai capito? Vero. Mi comprendi? Cazzo vero, ci ho pensato. Cioè, questa apertura del genere, tipo 1, tipo 1, segreto, è giocato tutto in curva in efficienza, e Blessing of King, cioè, al turno 4, al turno 5 meglio, eravamo già 6 off. Cioè, all'epoca non si poteva contrastare sta cosa. Adesso, bene o male, si può riuscire. Il problema è che non ce l'ha fatta nemmeno lui, che sta giocando un Libra Impala, che comunque è un mazzo di tutto rispetto. Meno male che sta in wild. Meno male che sta in wild. Parole, questo è il colonnello pesante. Colonnello, abbiamo tutto a zero, la partita è finita. Cioè, raga, oggi è finita. Oggi terminiamo tempestivamente e repentinamente senza manca aver giocato Dr. Six. Dottor... Vabbè, no, però potresti farmi fare il 2-1. Vuoi, ormai ho vinto e sono titolato campione. Se vuoi tu avere la vittoria della bandierina, visto che mi sto divertendo a giocarlo, ti invito a selezionarlo. Vai, ai tempi del Secret Pala non c'era... Lichil. Allora, tu hai ragione, perché infatti il mazzo era così, ma c'era Tyrion. Però ti assicuro e ti invito a ricordare che io Tyrion, no, io Tarim... Orca matosca, ma ti hai sbagliato, non mi dà una cazzottata. Lich King non l'ho giocato. Quindi per favore, caro, fai poco il simpatico. Ok? Qualora giocassi Lich King, ovviamente ti invito... O anche lo pescassi. Anche lo pescassi, non l'ho mai pescato ovviamente, per fortuna. Allora adesso, per favore, audio. Allora... Insieme a Senta Segreto, cari, non lo dico perché altrimenti il colonnello mi sente.
Quindi non gli dico che segreto è, perché insomma so. Oh signore, e mi hai giocato a poker? Colonnello, torna qua che mi manchi. E mi hai giocato. Hai mai sì, spizzato, battuto, a... hai mai spizzato asso asso? In questo momento io c'ho asso asso, o meglio, c'ho asso K. Vediamo se il top deck potrebbero in qualche maniera garantirmi un asso asso. Beh, amore, qua ci avviciniamo verso l'asso asso. Giocate consistente da fare in curva repentinamente. Secondo te asso asso che vuol dire, caro? Che ci avrò in mano io? Potrei, secondo te, avere la curva di Dio? La curva della sì. Madonna? E avendo tre carte in mano, quale sarà? Ammazza che porco le culo, però. Ma ho usato la spera a tre, come per... come? Perché l'hai targettata su di me? Ci sta. In realtà ci sta. Ah. Che cazzo? Ok. Oh, bello mio, mi faccio i cazzi miei, mi faccio. Te cazza troppo, insomma, vedi te. Seriamente l'ha dato perché eri sicuro che fosse Redemption? O perché lei... Oddio, in realtà perché l'hai visti un po' tutti, dei segreti. Va bene, caro. Allora, adesso però devo in qualche maniera fare questo ragionamento qua. Non te l'aspetterai mai, eh? L'aspettavi? Te l'aspettavi il tipo? Frega un cazzo che peschi. Lo sai perché non me ne frega un cazzo che peschi? Secondo te, perché non me ne frega un cazzo che peschi? Secondo te, perché poi pesco io? Coglione! Siete finiti sul mio libro nero. Madonna, che tossicità oggi, porco due. Allora, audio, olè! La cosa non è... Ah! Oggi non so se lo carichiamo sta roba. Di prima mattina sono attivo il video folcloristico. Oggi non carichiamo un cazzo probabilmente comunque. Stai facendo? Colonne. Eh no, ritorsione. Colonne, ti ha applicato troppo. Bravo. Bravo. Oh, 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 testa le cazzo. Me l'ha counterata, malissimo. Ha. No! Ha. Male! Forse te lo fa pescare così tante carte. Le hai trovate col top deck? Sì. Ok. Buono. Non l'ho tolto, please, mamma! Bravo. Guarda, me l'ho tolto. Allora, un bel problema. È un bel problema. Questo è un bel problema. Che coglioni, ho mi è scammato starti da testa di cazzo. Ma noi combattiamo. Guarda là. Che schifo. Ma tu, raga, voi vi rendete conto di una cosa però? Per carità di Dio, forte. Ma lo sai che batte il regge più forte di sta cosa? Cioè, ora, è successo quello che è successo. E avete visto, visto che è molto attuale come carta batte, vi rendete conto che anche batte regge, secondo me, meriterebbe un attimo una revisione? Perché comunque batte regge ste porcate le fa tranquillamente. Per carità, questa, il Divine Favor non merita fondamentalmente un setup. Però quanto è facile con la skipper attivare battere, c'è una minchiata, una puttanata, è un'allegoria, insomma, una cazzata. Ok, mi sa che questo io lo perdo, lo dico proprio tranquillamente, senza remore. Questa probabilmente noi la perdiamo. Speriamo. Così faccia proprio un cazzato come una bestia? Sarebbe male, eh. Il fatto che poi l'ho tolto come lo contesto, non lo so. Però comunque quello l'ho silenziato.
Quello va sicuramente silenziato. Vai. Perché mi pare che hai giocato doppio spell a zero su questo, no? Quindi fondamentalmente sì. Tu non hai più modo di andare a ottenere un grosso con la Monseller. Quando un Libran Pala di turno 9 ti gioca la Liadrin, vuol dire che ha tutto il tempo del mondo. E bravo colonnello perché grazie a un fortunato Dobbeck di spell a 4 mi hai contestato la curva degli dei, che è vero, non è terminata e ascesa con un drop a 8, ma sti cazzi, insomma. Ma no, adesso a dirti, immagino. Fai bene, mi sarei divertito pure. Io comunque ci voglio provare. Io comunque, porca puttana. Oh, attenzione, prima carta. Prima carta moderna da parte di Atrix, attenzione. L'uovo di serpente non esisteva ai tempi. Segnate, per favore, grazie. No, non è vero, caro. L'uovo di serpente esisteva, veniva giocata con il Serpentadin. Serpentadin, laddove c'era praticamente forza e valore, si faceva serpente di turno 4, di turno 4 c'era coin faceless sull'uovo di serpente, per avvalorare proprio il fatto che era un Serpentadin. Senti, dai, concedi sta partita, cazzo. Guarda, so contento che ho giocato perlomeno sta partita Lodeb e Dr. Boom. Guarda, se mi fai giocare pure Liching sarei ancora più contento, poi te incazzi perché... Fermati! Fermati! Non fa giocate! Tatillo, non fa giocate, lo printa! Colonnello! Colonnello! Ma scusami! Oh, gioca carte standard come il gufo di Beccoforte! C'hai paura a fare spell? Gioca la spell! Oh, questo è standard! Vabbè, 50 e 50! Vabbè, che cazzo, per amore! Va bene. Signori! Speralmente che il video vi sia piaciuto, ringrazio il colonnello Merdadillo per la sua prestazione, ovviamente pure questa puntata di Vecchie Glorie me la metto in cassaforte, io spero che il video vi sia piaciuto, nel mentre un buon proseguo di giornata, un grosso bla e bella. Ciao a tutti. Ciao caro. Non so se tu lo conosci oppure no, ma lui spacca i culi con il burattello bro, c'ha le carte, fanno parte di un giochino in cui lui crea delirio e arte. Ciao cari, sono Atrix.